Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: nelle scorse ore sul web si sono diffuse diverse voci sul rapporto, a quanto pare incrinato, tra Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani. Cosa è successo tra la showgirl volto della nuova trasmissione, Boomerissima, e la conduttrice di Belve? In seguito all'evento Italia Love Romagna, condotto da entrambe, insieme ad Amadeus e Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi ha attirato l'attenzione dei social dopo aver commesso un gesto che non è sfuggito agli occhi degli utenti. La prima è celebre per aver condotto numerose trasmissioni di successo. Dopo aver debuttato come modella, si è fatta conoscere al grande pubblico al timone del Festival Bar e per la sua collaborazione con la Jalapas Band nel programma Mai dire gol, ma anche nel film Tutti gli uomini del deficiente. A questi ha fatto seguito la presentazione de Le Iene, del Grande Fratello, e de L'Isola dei Famosi. Francesca Fagnani, da parte sua, negli ultimi tempi ha raggiunto una grande notorietà grazie a Belve, trasmissione di cui non è solamente conduttrice ma anche autrice, salita in cima alla classifica dei programmi più seguiti dal pubblico e che quest'anno ha debuttato finalmente in prima serata. Lo scorso febbraio la sua carriera è andata incontro ad una svolta importante, con l'esperienza di co-conduttrice del Festival di Sanremo. Alessia Marcuzzi e Francesca Fagnani, dal palco di Italia Love Romagna, alle polemiche sui social. Due donne dello spettacolo che hanno saputo come conquistare il pubblico, dimostrando di avere un grandissimo talento e una forte determinazione, uniti ad un carattere sincero ed ironico che ha fatto breccia nel cuore del telespettatore. Non sorprende, quindi, che siano state scelte entrambe per presentare lo show Italia Love Romagna, una raccolta fondi organizzata per venire incontro alla regione che un mese fa è stata travolta dalle alluvioni. Il concerto ha visto la partecipazione di artisti come Gianni Morandi, Zucchero, Ligabue, Elisa, Max Pezzali, Elodie, Madame Blanco. Gli apprezzamenti non sono di certo mancati da parte del pubblico, tuttavia sul web, come sempre accade, si sono fatte largo alcune critiche. I commenti degli utenti si sono rivolti in particolare a Fagnani, accusata di aver avuto un atteggiamento eccessivamente impostato per un evento dedicato alla musica. Tra tutti, un user su Twitter ha addirittura affermato che la conduttrice non fosse adatta alla presentazione di un programma simile, confrontandola a Marcuzzi. A detta sua, quest'ultima avrebbe l'entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie per uno show di questo tipo. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco, ha affermato in conclusione. Gli attacchi a Fagnani su Twitter. Il tweet è presto finito al centro di una vera e propria bufera, dopo che Marcuzzi ha lasciato un cuore al commento. Un dettaglio che non è scappato agli utenti. In molti hanno iniziato ad ipotizzare che tra le due conduttrici non scorra buon sangue e che il volto di Boomerissima, visto il like, condividesse lo stesso pensiero degli user che non hanno esitato ad attaccare la collega. Fagnani non è stata di certo risparmiata dal pubblico. Nonostante il successo dello show, gli spettatori non hanno potuto fare a meno di notare un certo disorientamento da parte sua. La conduttrice, d'altronde, si è ritrovata ad affrontare diversi imprevisti nel corso della serata, tra cui spicca il ritardo di Blanco e dei Negramaro, mentre era sul palco di una trasmissione distante da ciò che tratta solitamente. Ad ogni modo, la padrona di casa di Belve è riuscita a far fronte alle difficoltà potendo contare anche sul supporto dei colleghi e in moltissimi si sono complimentati con lei sui social,
riconoscendo la sua bravura e professionalità. Tuttavia, dopo aver notato il liché di Marcuzzi al commento contro Fagnani, le due conduttrici si sono trovate sommerse dai commenti degli utenti curiosi di scoprire la verità. Le parole di Marcuzzi. Così la showgirl ha deciso di rispondere una volta per tutte a chi pensa che possa esserci dell'astio tra lei e Fagnani in un post. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro Francesca Fagnani. Ha esordito, per poi aggiungere di non aver letto bene il contenuto, e che lei e la collega sono ottime amiche da diversi anni. La stimo e sono una sua fan da sempre, quindi no panic. Chiedo scusa, ora ricerco sto tweet e levo sto cuore. Messo, sbagliata, e anche un po' ciecata, ha concluso con la solita ironia che l'ha sempre contraddistinta. Le parole di Marcuzzi hanno subito rasserenato gli user, i quali non hanno potuto fare a meno di ironizzare su quanto accaduto. Negozio di ottica e risolvi tutto, per citare il tuo programma. Boomerissima, adesso ti vogliamo a belve, hanno affermato alcuni utenti. La stessa Fagnani, presa in causa, ha risposto al tweet inviando un cuore alla collega. Alla fine tutto si è concluso per il meglio e, l'equivoco, è stato chiarito. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more men, more seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man.